Sai quello che è successo oggi? No, cosa è successo? Oggi il direttore Libero se n'è uscito con un tweet in cui diceva che Berlusconi avrebbe dato le dimissioni, no? Quindi è Ah, venuto sì, no, ok, no, sì. e quindi è venuto fuori sto polverone. Adesso, a quanto pare, invece domani si vota sulla lettera alla BCE. Ma dice che forse proprio lei, stavo leggendo che propone Letta, cioè gli danno la fiducia del rendiconto e comunque lui si dimette proprio, però proponendo Letta. A questo punto i passaggi della Carlucci e di Pisano non me li spiego però, perché secondo me loro sono passati di là sperando, sperano in qualcosa, secondo me. Dici? A parte Pisano che forse un po' di senso delle istituzioni ce l'ha, ma secondo te la Carlucci c'ha il senso delle istituzioni? Insomma, sarebbe un po'. Ho fatto la domanda a Diego ieri, no? Perché aveva fatto l'intervista ieri e fa: eh beh, però in quel caso si è messo a spiegare tutto il discorso di come è andata poi quel pezzo, come è andato quel pezzo di intervista, no? Perché era andato così, eccetera. Al che io ho detto: beh, comunque, guarda, non so, magari con le nuove leve, no? Magari qualcosa può cambiare da questo punto di vista, no? Visto che comunque adesso le cose sono pochissimo chiare. E fa: eh sì, però se diventa segretario Renzi, dubito che le cose possano andare come vuole Cristiana, capito? Infatti Renzi non vuole fare il segretario, e questa è la cosa che la gente non capisce. Renzi vuole fare il presidente del consiglio, Ma non vuole dai. fare il segretario. Sembrava chiara questa cosa. Ma sai che non si capisce bene in realtà. Secondo me lui innanzitutto ha fatto bene a non dire mi candido, anche perché da statuto non avrebbe potuto dirlo. Però secondo me lui solleva una questione che è quella del fatto che in questo momento Bersani, proprio per il momento in cui siamo, per assurdo, l'uomo ideale che potrebbe guidare la transizione è Bersani e poi dopo mettersi da parte per le nuove elezioni e mandare avanti la nuova generazione di persone che, però non solo quelle che sono cresciute alla sua ombra, diciamo, o all'ombra di D'Alema, o all'ombra di Veltroni. Cioè quello che Hai detto tre nomi proprio. Renzi e io nel mio piccolissimo, ma anche Civati e in qualche forma anche Deborah e sicuramente Ivan che lo ha fatto per primo, Ivan Scalfarotto. Secondo me, quello che stiamo cercando di dire è che lui non può fare il talent scout solo tra le file della gente cresciuta nel partito, perché il partito purtroppo ha dimostrato in questi anni dei limiti. Quando un Savino ti dice, per esempio, per citare qualcuno che ha fatto il rottamatore nello stesso giorno della Leopolda nella sede della Festa del Cinema e ti dice che però non saranno i delegati di partito, è perché la percezione di questa cosa del funzionariato di carriera all'interno del partito la gente non la capisce più. Allora, se il partito deve essere, e questa era l'idea geniale di Veltroni, che però Veltroni non ha saputo applicare, il partito deve essere permeabile, deve essere solido, ben organizzato, ma permeabile. Non liquido, cioè fatto in cui c'è solo uno che comanda, come lo voleva Veltroni, ma neanche rigido e fondato sulla fedeltà, come lo vuole Bersani. Cioè il dissenso, se porta consenso, cioè quello che Bersani dovrebbe capire, che in realtà Renzi attrae un pezzo di elettorato che in questo momento non voterebbe Bersani. Allora, se Bersani fosse furbo, sarebbe contento di avere Renzi, perché avere Renzi vuol dire che forse puoi evitare di fare l'alleanza col terzo polo, con l'UDC. Sì, beh, lì subentra tutto il discorso del sì, vabbè, ma veramente allora vorresti avere un pezzo di elettorato di destra che in realtà non è il tuo? No, questo era il discorso che si faceva intorno a Però questo. rischiamo di non vincere mai, nel senso, io dico ok, siamo la cosa del siamo pochi ma buoni, cioè siamo pochi ma buoni, non funziona più, anche per dire, il nostro partito sta massacrando Matteo Renzi perché si è dichiarato a favore di una posizione di un deputato del nostro partito, Ichino. Si è dichiarato a favore di misure che sono state firmate da una cinquantina di deputati del Partito Democratico, non dai deputati di Storace, della destra di Storace. E siamo capaci di massacrare Renzi e però di dire che l'alleanza con Casini è necessaria, che Casini ti dice no alle unioni civili. L'unica fondata sulla famiglia, io dico meglio Renzi di Casini. Teniamoci Renzi. D'Alema, se si ricordasse di essere D'Alema, cioè il grande stratega che noi tutti abbiamo conosciuto, forse ha qualche problemino di senilità. Questo se poi lo puoi pubblicare, io non c'è problema, tutto questo discorso che abbiamo fatto fino adesso lo puoi anche Ok. pubblicare. Se D'Alema si ricordasse di essere D'Alema, dovrebbe essere lui ad andare a mettere i tappeti rossi o a mettere, dovrebbe dire a Renzi, invece di andare ad Arcore, piazzati sotto casa di Bersani.
Perché abbiamo bisogno Interessante questo punto di vista, in effetti. E te lo dico da persona che su Renzi ha un punto di domanda grosso come una casa, perché poi in Italia si fa sempre questa cosa. Se tu dici che non sei d'accordo con la FIOM, allora automaticamente sei d'accordo con Marchionne. Io ti dico che non sono d'accordo sempre con Marchionne, lo dico pubblicamente anche se è il mio datore di lavoro, come è noto. Se tu difendi Renzi, automaticamente aderisci a tutte le posizioni di Renzi. Che in questo No. paese sono o romanisti o laziali, o milanisti o interisti, o per la Juve o per il Toro. Non esiste, no, io tipo per l'Empoli, ne so. Sto scherzando, io sono romanista, non mettiamo in giro delle falsità calcistiche. Importantissima sta cosa, non vorrei mai, insomma, questa reputazione calcistica non deve essere assolutamente intaccata. Dico questa cosa di Renzi con tutto che io da lesbica e da persona che crede fortemente nella laicità dello Stato, da persona che addirittura ti dice che vorrebbe abolire il concordato. Ma non perché sono anticristiana. Concordato che ricordo sempre, perché a volte ce lo dimentichiamo, che è stato firmato il primo da Mussolini e il secondo da Craxi, quindi non è che sono stati firmati da De Gasperi e da Moro o da Berlinguer, che sono i grandi statisti a cui ci riferiamo. Sono stati firmati da Mussolini e da Craxi. Facciamo laico su Stato, veramente, no? È questo che manca, quell'articolo che non significa che la Chiesa se ne deve andare, che, noi voglio, che, cioè, che io voglio che i preti. Anzi, ieri ho scoperto, pensa, che la CEI ha finanziato un progetto di integrazione tra ragazzi libanesi e palestinesi. Ma dai. E, sì, ed erano persone che non erano assolutamente, diciamo, clericalmente raccomandate. Avevano un progetto, non trovavano questi finanziamenti e la CEI, previo vaglio del progetto, che era effettivamente un progetto valido, lo ha finanziato. Allora, se io so che i soldi dell'8 per mille vanno in queste cose, posso anche essere contenta. Cioè, se la Chiesa viene considerata una, diciamo, non voglio dire un'associazione che sennò sembra offensivo, una cosa, qualcosa che in Italia, un'entità che in Italia favorisce questo tipo di cose anche a livello mondiale, non solo in Italia, ma lo Stato deve aiutare la Chiesa. Però se io conosco una scuola sulla Tiburtina con i buchi nelle porte e i bagni che non funzionano, che tra l'altro adesso è stata anche chiusa, e poi vedo le scuole magari del centro che prendono i finanziamenti anche in modo indiretto dallo Stato, beh, insomma, qualche perplessità su come vengono distribuite le risorse ce l'ho. Il tema delle Certo. scuole private è un tema della laicità dello Stato, perché la maggior parte delle scuole sono private, afferiscono alla Chiesa Cattolica. Certo. Se facessimo le scuole private comuniste, secondo me direbbero tutti che lo Stato non le deve finanziare. Lì Giustamente. E comunque. direi giustamente. Tu lo sai che io ti sto parlando da Berlino, no? Sì. Dove vado, dove sono a disintossicarmi dal caos italiano. Scusa, sto scherzando. Però in effetti è incredibile la distanza che c'è tra Roma e Berlino. Poi discutevamo oggi passeggiando per Berlino che è una questione, da una parte è una questione culturale, però la questione culturale, la domanda che noi dobbiamo porci come politici è parte dall'alto o parte dal basso? Cioè sono le persone dal basso che cambiano e quindi poi mandano dei politici migliori a governare, sempre ricordando che la classe politica italiana è lì perché qualcuno la vota, anche con questa legge elettorale, perché ricordo a tutti, sempre perché mi piace fare questi incisi, che i consiglieri regionali delle nostre regioni sono eletti dal popolo con le preferenze personali e non è che sia una grande classe politica ben diversa da quella parlamentare, soprattutto al sud, dove le preferenze sono assolutamente, non tutte ovviamente, non per tutti, ci mancherebbe, non facciamo di tutta un'erba un fascio, basate sul clientelismo. Uno che prende 22.000 preferenze, o che spende 400.000 euro, 300.000 euro, 200.000 euro, perché queste sono le cifre in campagna elettorale, mi dovete spiegare dove li trova i soldi. Io ho speso 5.000 euro e ho pagato le rate fino a non mi ricordo quanto. Io credo che se ci fosse una classe politica più dignitosa, che avesse più rispetto delle istituzioni, che spendesse meno soldi, che si facesse vedere meno sprecona, che avesse la cura, che spendesse tutti i soldi che ha a disposizione, non personalmente, ma per il governo della cosa pubblica, per rendere lo Stato, la macchina dello Stato più efficiente, per rendere anche le città più belle, di contro si scatenerebbe il rispetto da parte del popolo italiano, perché se Certo. tu quando vai in un posto pulito, tendi a lasciarlo pulito. Ovviamente parlo di pulizia, ovviamente
Beh, diciamo che sei più propenso a lasciarlo come l'hai trovato, difficilmente ti viene voglia Ma soprattutto se sai che è una cosa tua, insomma, se la senti come tua e non di. la vedi come una cosa che non è tua, allora non te ne frega niente di come la conci. Perché Anche. anche Concordo. lì ci sono quelli che vanno a spaccare per il gusto di spaccare, per il gusto di rompere, insomma, boh. No, anche quello, il gusto di rompere è un gusto di rompere è perché tu non avendo niente da costruire hai solo la possibilità di rompere. Questo non, io non voglio assolutamente giustificare chi rompe, ci mancherebbe, io poi sono assolutamente sui black bloc, cioè, la mia opinione è assolutamente estremista sull'argomento. Però dico il vandalismo in purezza di cui l'Italia è assolutamente a volte anche vittima. È qualcosa che risiede anche nella cultura, nell'educazione, no? Nel fatto che magari non c'è più anche rispetto dell'istituzione pubblica della scuola, degli insegnanti, ci hanno tolto persino la materia dell'educazione civica. Io mi ricordo che quando ero piccola si studiava l'educazione civica e l'abbiamo sacrificata per un'ora in più di inglese, che comunque gli italiani continuano a non aver imparato, però non. I bambini, i ragazzi non studiano più la Costituzione e le fondamenta dello A Stato. meno che non facciano un liceo che ha qualche ora di diritto dentro. Esatto, però non è obbligatorio in tutte le scuole superiori e neanche in quelle medie inferiori. Poi anche qua, lo dicevamo ieri, quando è stato, sì, ieri sera ero ad Anguillara Sabazia e ci facevamo una discussione con degli iscritti del circolo di Anguillara, no? E il ragionamento era, ma se oggi tu decidi di aprire un'azienda, ovviamente parlavamo di investimenti esteri, no? Un'azienda che vuole venire ad aprire in Italia un'attività, a chi si rivolge? Con quale fiducia? Ma chi è che verrebbe mai ad aprire uno stabilimento qui con 18 milioni di enti di cui le competenze si sovrappongono e non si capisce mai chi deve dare una risposta su cosa? Ma nessuno ne ha voglia, tantomeno un ragazzo che oggi vuole aprire un ristorante o piuttosto che una società di grafica pubblicitaria, non si sa come fare. Molto più facile prendere un treno e andare ad aprire a Copenaghen, dove c'è un ufficio dove ti accolgono e ti dicono: ok, sei italiano, vuoi aprire questa cosa? Ci devi portare questo, questo, questo e quest'altro. Punto, finito. Nessuno ti chiede la mazzetta o il. È Non uno capo degli a noi. impedimenti all'impresa in Italia, al sud in particolare, ma anche al nord. Saviano lo sta dicendo da anni Sì. che la camorra si è, diciamo, espansa, ma anche in Germania, nella Germania stessa, insomma, ci sono tante punte Ma dai, addirittura in Germania. di. Ma questo sì, ovviamente sempre noi ci siamo venuti a importarle queste cose, siamo bravissimi in questa cosa, siamo organizzatissimi. Diciamo, se Nicola Zingaretti decide di fare altro, a Roma rimane senza sindaco. Ma infatti Diego mi diceva ieri che Nicola Zingaretti è destinato a fare il sindaco di Roma. Ma diciamo che è destinato nel senso che tutti vogliono che lui lo faccia, anche se ultimamente si sta comportando da candidato premier, insomma. Quando lui fa uscire le 10 masse per l'Italia, un giorno prima della cosa di Renzi, è evidente che o sta dando una mano a Bersani, oppure si sta candidando premier pure lui. Interessante. Magari con il benestare di Italia e Veltroni, che in Zingaretti vedono quello che in qualche modo può rassicurare noi giovani scalcianti, come dice Bersani, Sì. vedi? Bisogna entrare nella testa. Guarda che i grandi vecchi sono molto più furbi di noi perché le cose non le caminetto, non le fanno Guarda. nelle. È abbastanza chiaro comunque che quello che si vuole è mantenere un po', no? Dare la staffetta, no? Passare il testimone a qualcuno che un po' riesca a mantenere la stessa linea, no? Più o meno, per quanto possibile. Ma io per questo che mi arrabbio tanto con Bersani, perché a parte il fatto che secondo me lui ha una vastissima preparazione in termini di economia e di lavoro e ha sicuramente una grande visione europea e assolutamente non provinciale della politica, su questo sono d'accordo e lo vedo molto simile a Prodi. Però nella fattispecie, nelle pratiche di partito, come d'altronde Veltroni non era riuscito a risolverle, Bersani non riesce a risolverle.
questo io mi arrabbio, a parte su alcuni passaggi che non ho condiviso del suo discorso di sabato, ma mi arrabbio perché poi puoi dire queste bellissime cose in cui ti lanci in questa specie di apologia di un ulivo mondiale e poi dopo il Lazio e la Calabria sono commissariate e non riescono a decidere un segretario, che poi non è così secondaria la questione, perché i segretari regionali decidono anche chi deve andare in Parlamento o in Senato, o comunque organizzano le primarie, cosa che noi assolutamente vogliamo. Insomma, non è assolutamente questione marginale. Infatti, capo bastone a livello nazionale sul Lazio e la Calabria si stanno squartando nei caminetti. Voi li vedete tutti belli sorridenti sul palco di San Giovanni, ma poi si stanno squartando per il Lazio e la Calabria. Ma siccome io le cose le so, e anche tanti altri come me, riteniamo giusto dire, ok, io ti credo quando tu dici queste cose, però io poi mi aspetto le buone pratiche. Certo. Perché io la responsabilità non ce l'ho nei confronti del partito di Bersani, ce l'ho nei confronti del paese. E dovremmo avercela tutti. Ma lì, sai, la Serracchiani diceva verso la fine della sua intervista che era che ci vorrà del tempo, diceva, ma è necessario, proprio necessario, ridare dignità alle istituzioni e far sì che le istituzioni abbiano rispetto per il cittadino italiano e per il popolo italiano, che è una Certo, cosa che si è un certo. po' persa di vista negli ultimi anni, in Ci effetti. vuole il senso di responsabilità anche di riuscire a dire alla nostra classe politica che da 20 anni sta lì, che come se quando muore il berlusconismo, muore anche l'antiberlusconismo. E loro, in un atto di un grande atto di generosità e di responsabilità, dovrebbero dire: bene, abbiamo fatto il nostro tempo. Punto. Ma guarda, ieri. Sempre ad Anguillara Gentiloni diceva che sicuramente andando via Berlusconi le cose miglioreranno perché la gente avrà più fiducia e ha paragonato il berlusconismo al franchismo. Io non sono d'accordo su questo, nel senso che non Sembra un po' c'è. eccessivo. Esatto, una dittatura, una guerra civile efferata col sangue, i morti e tutto, non è confrontabile con quello che è stato il berlusconismo, che è stata la sagra della velina, del Sì, è una tronista. dittatura morbida, non certamente come quella di Franco su. Morbida, molto più pericolosa perché durante una dittatura palese il dibattito, almeno nelle mura di casa, permane. Lo schierarsi, la partigianeria e lo studio della situazione politica resta, ognuno ha un'opinione. Il danno del berlusconismo è che la maggior parte degli italiani non solo non ha opinione, ma non è in grado di afferrare le parole che gli entrano nella testa, di recepirle, rielaborarle e partorire un proprio pensiero. E poi ci trasformiamo in tifosi, anche noi di sinistra che dovremmo essere quelli i detentori della cultura, per cui come Renzi dice una mezza cosa sbagliata, poi tutto quello che dice Renzi è sbagliato. Questo è una vittoria culturale del berlusconismo, anche l'avvenimento contro Renzi. E Già. Anche lì, la tu cosa ne pensi del fatto che sia andato ad Arcore? Penso che Matteo abbia fatto una cazzata. Ok. Chiaramente, però penso che lo abbia fatto da spaccone com'è, perché è veramente così come lo vedete, l'abbia fatto per dimostrare che lui non aveva paura a farlo, che lui non era subalterno a Berlusconi, lo ha fatto per mettersi alla pari con lui, non l'ha fatto non è andato a Canossa, comunque Ah, ha certo. ragione. Io sono il sindaco e lui il presidente del consiglio. E lui è andato da Berlusconi perché ha detto: io non sono il ragazzino come dicono Bersani, D'Alema e Beltroni, ma sono Matteo Renzi. E ci è andato. Ci è andato da spaccone. Ha fatto una cazzata. Questo sì. Sai, ho sentito cos'era l'altra sera c'era la Bindi da Telese Porro che diceva appunto che se devi andare da sindaco, dal presidente del consiglio, ci vai a Palazzo Chigi, non ci vai certo a casa sua. Ma poi i politici che fanno i caminetti nelle segrete stanze non è che abbiano proprio la coscienza a posto, perché poi il nostro partito è dotato di un bellissimo statuto, con 18 milioni di commissioni e assemblee, direzioni esecutive dove dovrebbero essere prese le decisioni, e le decisioni vengono prese dappertutto tranne che nelle sedi preposte. Quindi i nostri dirigenti di partito sono gli ultimi che possono parlare, guarda.